Ulderico Donà, Bagni dal Molo, la prima spiaggia di Rosellonina Mare dal 1949. 49, sì. Inizia la stagione balneare 2022, speranze, cosa pensate che sarà? Beh, gli auspici sono buoni, ecco, sicuramente sarà una buona stagione, sperando che il tempo si mantenga e faccia caldo. Soprattutto. Soprattutto. Avete già prenotazioni? Sì, abbiamo già abbastanza prenotazioni, diciamo che la stagione promette bene. Ecco, una domanda al volo, bandiera blu 2022, molti dicono che è un valore aggiunto anche e soprattutto per i clienti stranieri, i tedeschi in primis, avete già un sentore di questo vantaggio con questa bandiera blu? Certo, la bandiera blu è già stata assegnata in questi giorni, poi tra l'altro, e la bandiera blu viene data non solo per il mare bello, ma anche per una serie di servizi che Rosolina Mare offre ai clienti. Ecco, oggi tra l'altro c'è questa festa del vento, sappiamo che tu sei il bagno che concede questo spazio, e è un bellissimo colpo d'occhio, bellissimo, è una cosa straordinaria. Chi viene da fuori e vede le nostre spiagge con questa sabbia veramente eccezionale, con questo bagnasciuga lunghissimo, cosa dicono? Visto che ci sono gente di Cesenatico, visto di... Infatti c'è gente che da Cervia, che sono venuti tramite gli aquiloni così, e restano impressionati anche dalla grandezza della nostra spiaggia. E non per dire, ma abbiamo degli stabilimenti balneari che sono bellissimi, tutti. Ecco, domanda ultima da 100 milioni di euro. Bolkestein, preoccupazione o avete risolto secondo te? Abbiamo risolto niente per il momento, il Consiglio di Stato ci vuole mandare a bando, è un grosso problema per noi, vedremo cosa succede. Per cambiare il Consiglio di Stato ci vuole un'altra legge superiore. Ma voi come associazione albergatori e concessionari appunto delle spiagge potete fare niente? Noi non possiamo fare niente più che cercare di fermare sta cosa a livello nazionale, dai nostri politici, però la vedo un po' dura, ecco. Peccato che la Francia, la Spagna e la Grecia si sono mossi subito quando è venuta fuori la Bolkestein e hanno sistemato un po' le cose, invece noi abbiamo dormito fino a ieri. Allora, oggi con l'inizio della stagione io ti ho fatto venire giù un velo di malinconia e mi scuso. Intanto ci godiamo questo 2022 che speriamo cancelli tutti i due anni che abbiamo passato con grosse difficoltà. Un bel colpo d'occhio, bella gente, tra l'altro festival degli aquiloni, e questo fa un ulteriore colore. Certo. Complimenti e buon 2022. Grazie a tutti voi.